Si è svolto il 24 ottobre a Palazzo Lascaris il convegno 1914-1915, il liberalismo italiano alla prova. L'evento, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è stato promosso dal Consiglio regionale, in collaborazione con il Centro Europeo Giovanni Giolitti e le fondazioni Cavour e Luigi Einaudi di Roma. Al centro dell'attenzione la figura di Giovanni Giolitti, passato alla storia come il più grande statista italiano dopo Cavour. Proprio negli anni di Giolitti era un'Italia rispettata da tutte le grandi potenze, che stava crescendo bene, che aveva un Parlamento molto attivo, una classe dirigente che garantì uno sviluppo economico che fino a quel momento non era stato realizzato. Quindi una Italia che in realtà era molto forte, come poi dimostrò la sua partecipazione alla Grande Guerra, quando riuscì ad affrontare una prova durissima, vincendo non solo per sé ma anche per gli alleati, che poi non ricorrebbero appieno lo sforzo compiuto dall'Italia, e si parlò allora di vittoria mutilata. Giolitti sosteneva una linea di neutralità, aveva capito meglio degli interventisti che la guerra, che si sperava fosse una breve avventura, era invece destinata a durare a lungo e a produrre costi, soprattutto umani, gravissimi di sacrificio. Però con questo Giolitti non negava affatto quello che era lo scopo ideale della Grande Guerra, ossia la liberazione dell'Italia irredenta, l'acquisizione all'unità nazionale col compimento del risorgimento degli 800.000 italiani che vivevano fra Trento e Trieste. La pronipote di Giovanni Giolitti, cosa significa un peso così importante nella vita quotidiana dopo tanti anni, sapere di essere legato a filo diretto con un grande statista? È un'emozione grandissima ed è un onore, oltre che un grande onere, perché la figura del bisnonno sicuramente è una figura molto pesante in tutti i sensi, per la sua grande importanza e per tutta la modernità della storia che ha portato avanti il mio bisnonno. E con questo voglio portare avanti sia la memoria storica e sia ricordare a ognuno di noi quanto la storia è importante e quanto ci può essere di insegnamento per vivere il presente e come ci può servire da monito per non ricorrere negli stessi errori.